Ciao a tutti, da me da Pomettino. Molto bene. Scopriamo subito con che colore dobbiamo fare lo zenzi. Molto bene, ho pescato questo. Molto bene. Vediamo chi è. Tutto così fast. Tanto voi lo sapete già. Tac. Sannicir. Oh, ci si crea con il giallo. Ah no, non è Cir, è Sunny Outfit One. Perfetto, comunque si crea comunque con il giallo perché lei è gialla. Molto molto bene, adesso andiamo a prenderla perché sinceramente non mi ricordo quanti colori ha su, però porcaccia la miseriaccia. Ha tutti i colori nelle scarpe, però vabbè, con lo Zenzi magari alla fine con gli acrilici, però adesso la vado a prendere, la vediamo e mi segno i colori. Very well, qua non sta mettendo a fuoco un tubo. Whatta, whatta, whatta! Ok, eccola qui insieme a Pomettino. Devo dire che ha veramente tanti colori, perché se notiamo, l'avvicino così vi faccio vedere, vabbè, i capelli sono gialli e quindi il giallo comunque lo sappiamo che c'è. Poi, oltre ad esserci il giallo, qua ha su il, come si chiama? L'argento, che questo è un trasparente opaco, ma lo facciamo passare per argento perché non saprei come fare questa roba. Poi ha l'oro sia qui che sulle scarpe, poi ha il bianco e poi ha praticamente tutti i colori dell'arcobaleno, però questi colori qua li possiamo mettere benissimo alla fine. Quindi i colori principali ovviamente saranno il giallo e un po' di bianco. Adesso io non so come fare questo Zenzi sinceramente, però non lo so, nel senso, lei è molto gialla e poi ha l'oro, il bianco, non so se tipo anche il bianco che ce n'è un pochino di più. Non lo so, facciamo così. Adesso mi segno i colori, scelgo lo Zenzi e intanto ci penso, cambio inquadratura e poi vediamo. Molto bene. Ok, allora sono ancora con l'inquadratura dall'alto. Ho scritto i colori e sono praticamente questi: giallo, bianco, oro, argento, arancio, fucsia, giallo, azzurro e viola. Perfetto, allora tutti questi colorini qua, quindi fucsia, giallo, arancio, azzurro, viola, argento e oro, li metteremo alla fine. Molto bene. Ora vi faccio vedere lo Zenzi che ho scelto. Lo Zenzi che mi ha ispirato è questo, con la codina da sirena, quindi Zenzi sirena. E ho pensato di fare con questo giallo tutti la glassa e tutti i pezzettini. E poi ho fatto il fiocco bianco, così almeno il bianco l'ho messo. E ho pensato che ovviamente zozzerò lo stampo, quindi di fare un po' di giallino qua e là. E poi mettere nella resina ancora un pochino di giallo. Non so come uscirà, se tutto un mappazzone giallo o se qualche sfumatura così. E poi pensavo di fare i bottoni tipo oro o argento, così poi vediamo comunque quelle cose lì. Però adesso dobbiamo andare a fare la glassa e poi pian piano vediamo. Step per step. Very, very well. Ok, allora ho fatto un macello incredibile. E che cosa ho fatto? Al posto di pulirlo, l'ho sporcacciato ancora di più. È un po' effetto macchiolina mucca, vedete? Così. Non so, voglio fare così questa volta. Non sono proprio andata a fare un tubo. L'ho solamente zozzato di più di quello che l'ho zozzato prima. Quindi adesso preparo la resina con un po' di giallino, ma non ne metto tanto, solo un pochino. Come minimo diventerà tutto un mappazzone giallo, porcaccia la miseria. Ok, allora ho preparato la resina. Ho un po' paura che diventerà tutto così giallo da non capirci niente. Però vabbè, ho voluto fare sta cosa, facciamola, oh. Allora, prima facciamo tutti i dettagliini qui nella coda della sirena e anche qui. Molto bene, e adesso finiamo. Tic tic. Ok, ancora un pochino. Molto molto bene. Appena si catalizza, vediamo un po'. Incrociamo le dita, ma incrociamole tanto. Molto bene. Ok, allora il giallo è diventato così e penso non si capirà niente perché è super giallo.
E comunque mi sono accorta di essermi dimenticata di scrivere verde. Cioè, vi rendete conto? Mi dimentico anche di scrivere quando guardo i colori. Cioè, è incredibile. Comunque l'ho scritto e qua ho già preparato i colori che mi serviranno. Qua è tutto non messo a fuoco, quindi scopriamo subito lo zenzino. Speriamo che si veda la differenza. Porcaccia, la miseriaccia. Questo è lo zenzino un po' zozzino. Molto bene. Ehi, ma dove vai? Allora, vi dirò che dal vivo, a parte qua che c'è una zozzeria ma non fa niente, vi dirò che dal vivo non è così fluo come esce dal cellulare. Si possono vedere perfettamente i due colori. Non so perché è così. È super, vedete, adesso vi faccio vedere, magari capite. Vedete qua dove ci sono delle macchioline più accese? Ok, è questo colore qua che ho messo, ma vi dico che si vede perfettamente, ma qui, cioè nel telefono, sembra un fluo incredibile. Vabbè, comunque cercherò in qualche modo, poi boh, non so come, però non è, è diversissimo, ma non è giusto. Vabbè. Che ci posso fare? Che ci posso fare? Il telefono vuole storpiarmi i colori, storpiami i colori. Cosa ti devo dire? Almeno adesso facciamo le sopracciglia. Una qui e una qui. Uscita un pochino, eh. Vabbè. Faticoso questo sopracciglio. Sono uscita un sacco. Vabbè, basta. Sto facendo danni, sto facendo solo danno. Solo danno sto facendo. Mi girano perché è carino dal vivo, invece qua sembra super fluo. Ah, vabbè, magari con una foto, magari metterò poi la foto su Instagram così, o anche qui su YouTube, per vedere se dalla foto si vedono meglio i colori. Ma che ne so, che ne so, che ne so. Intanto che mi girano le balotas, vi ricordo link Amazon e Instagram giù nell'info box. Na na na. Eccolo qui. Abbiamo fatto la face. Abbiamo fatto la face un tubo perché qui c'è un bis. Ok, ora voglio fargli i bottoni d'oro. Sì, quest'oro qua è super odioso, però solo, è tipo gommoso, non lo so, è una pasta, vedete? Guardate qui. A parte che in questa quantità non si asciugherà mai, però lo uso per pitturare anche questo. No, ma cosa sta succedendo oggi? Cosa sta succedendo? Sto zozzando dappertutto. No, così non mi piace però. Così no, eh. Porca miseria. Ok, più o meno usando questo se n'è andato. No, ma adesso io chiudo tutto perché qua mi sta storpiando i colori. Sto zozzando dappertutto. Porcaccia la miseria. Cerchiamo di fare un bel zenzino. Vediamo ora com'è. Molto, molto carino. Dalla telecamera sembra una lampadina, ma vabbè. Ora che abbiamo fatto le parti principali, ok, prendiamo il fogliettino dove cavolo è l'abiro qua e togliamo i colori fatti, ovvero il giallo l'abbiamo messo, poi l'oro, il bianco, perché ho scritto due volte giallo? Ma forse questo doveva essere verde. Non lo so, non lo so. Adesso mancano tutti questi colori. Allora, lei il vestito, ce l'ha tutto argento, quindi che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di fare su tutta la parte qua del corpo i pallini argento come lei ha nel vestito. Guardate l'argento come se la spassa bene, invece quell'oro è un po' balordo. Perfetto, non mettiamo neanche qualcuno qua dove ci sono i bottoni. Molto bene. E invece lei poi sotto, nella parte comunque delle scarpe, così ha tutti gli altri colori. Quindi adesso glieli metto.
Pensavo di fare proprio, non so come mai, al fucsia qui al posto del rosso, però cosa ci devo fare? Poi mettiamo l'arancio. Ovviamente tipo il bianco che ho già messo, questo che era? Il giallo che c'è già su non lo metto, farò un po' così, quindi rosso, arancio, giallo. Non ho messo il viola. Ma beh, cosa mi sto facendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Mi sono dimenticata di mettere il viola. Non lo so. Oggi è così. Oggi è tutto così confusionario. Adesso ci mettiamo il verde. Chissà che sta succedendo oggi. Ma guardate che carino che sta venendo però, eh. Uno, due. Tic, 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 tic. Poi mancano il blu, azzurro, quel cavolo che è. Ecco, se non sozzavo era meglio, però vabbè. Ok. Tic, tic. E adesso manca il viola. Meno male che ho fatto la sirena, perché Zenzi Sirenetto, perché ci volevano proprio tanti colori qua. Allora, perché non ti formi, balina? Qui. E poi, ecco, ho zozzato anche lì. Madò, però lo lascio lì, perché se vado a provare a pulirlo faccio solo danno. Oggi è il video dei danni. Molto bene. Molto bene, guardate che carino che è. Allora, fatemi vedere un po'. L'oro l'ho messo, il bianco l'ho messo, l'argento l'ho messo, tutti gli altri colori li ho messi. Molto, molto bene. Ora vado a lucidare appena si asciuga i dettaglini e poi finalmente lo vediamo vicino a lei. Penso di... Ah no, aspettate un attimo però. Prima, vediamo se li ho messi tutti i colori, perché qua oggi, allora, il fucsia l'ho messo, niente, mi si era stoppato il video. Allora, abbiamo tolto il fucsia, l'azzurro, il viola l'abbiamo messo, il verde l'abbiamo messo e l'argento l'abbiamo messo, quindi li abbiamo messi todos, very very well, con calma. Oggi è bim 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 bim, molto bene, siamo qui con Sunny e Pomettino. E ora prendo lo zenzino. Tun 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 boom. Eccolo qui vicino a Sunny. Allora, il giallo che a lei non ce l'avevo perché lei ha un giallo molto più caldo, secondo me, e questo è molto più freddo. Poi considerando che qua in video è molto più fluo dal vivo, di quello che è qui. Cioè, voi lo vedete così, me lo vedo così. Molto bene, mettiamolo vicino a lei. Metti a fuoco. Guardate qui che carino. Ecco, forse prende molto di più questo giallo che ha qui, che è molto più acceso, di questo che invece è molto più caldo, ma non ce l'avevo e sinceramente non so nemmeno come farlo. Però comunque abbiamo il giallo, abbiamo l'oro, abbiamo l'argento, abbiamo il fucsia, l'arancio, il giallo ovviamente, l'azzurro, il viola e l'oro. Abbiamo todos baby ed ecco qua lo zenzino di Sunny col primo outfit, very very well. Che carino che è. Veramente, veramente molto carino. Mi piace molto questa parte qua, tutta così colorated. Molto, molto carino. Perfetto, perfetto, perfetto. Pomettino, ti piace? Sei soddisfatto? Sì, molto, molto bene. Quindi mi raccomando, chissà chi sarà e che colore sarà il prossimo zenzino. Molto, molto bene. Fatemi sapere, mi raccomando, che cosa ne pensate di questo zenzino. Very, very well. Allora, molto bene, sono molto soddisfatta comunque. Pomettino, saluta. Bravo. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao.